una serie di appuntamenti con i materiali, che prevalentemente appunto sono legno, carta e ultimamente anche stoppa e altri piccoli frammenti di materiali. Tutto questo mi fa pensare molto adesso che vedo tutte queste opere riunite, no? Perché ho una capacità di dispersione non indifferente, soprattutto sulle date, e la fatica stessa di dover ritrovare le date di questi lavori mi ha riorganizzato i pensieri, mi ha dato per risolvere certe questioni di tempo. Perché poi il tempo è sempre stata una cosa che mi ha affascinato, che mi ha preso, i numeri primi compresi, perché io sono sempre stato un grandissimo somaro in matematica. Credo che il voto più bello nel mio percorso di studi sia stato il 4. Però è proprio una rivalsa, anche il fatto di ripensare a questi numeri è una rivalsa su questa dimensione del numero, della matematica, che in realtà è di una spazialità di una poesia incredibile, solo che io lo sto scoprendo soltanto adesso che sono un anziano, insomma. Niente, mi ritrovo qui con diversi amici, mi fa un piacere enorme rivedervi, guardarvi in pace, dire se abbiamo attraversato tutto questo. C'eravate anche voi in questi lavori, perché vi ho conosciuto alcuni anni fa, quindi facevo queste cose. Elaboravo il legno, ultimamente mi sono impigrito, il legno lo prendo con le forme industriali che mi danno, cioè marci di stoppa, non li costruisco più io perché non ho più voglia, preferisco il pensiero che c'è dietro a queste cose, a questi materiali, quindi prendo, vado per America, ci sono marci di accette di vitale già precostruite, adopero queste, li assemblo, ho scoperto la stoppa, ho scoperto anche il ricamo, no? Il fatto di fare cucito e quindi ho alleggerito tutte queste cose. Non so dove il tutto andrà a finire, comunque il tutto si coagula in queste forme, in questi diatri colori, in questo messaggio di spazialità, di libertà, di cosmo proprio, perché il cosmo è una cosa che noi conosciamo poco, almeno io conoscevo pochissimo, e invece è una cosa straordinaria, veramente. È l'anima di tutti noi messi insieme. Vi anticipo una cosa, io sto lavorando da alcuni giorni, non tanto, su un disegno proprio fatto con la grafite, carta e matita. Sul pensiero, sul ricordo della città di Odessa, proprio sono stato trasportato dagli eventi e dato che io l'ho vista anni e anni fa, quando ancora c'era il muro di Berlino, c'era ancora i Soviet, il muro di Berlino, e ho questo ricordo di un'altra grande magia, una città stupenda, bellissima, e alter ego di Stambul, no, tra l'altro in linea d'aria sono relativamente vicino, ma la cultura si compenetra. L'una cristiana, l'altra musulmana, attualmente musulmana, perché Istanbul ha dei trascorsi storici e temporali non differenti. Ed ero rimasto affascinato, innamorato di questa cosa, e l'ho visto questa scalinata, e poi ricordo di essere andato a vedere un film, credo in un cineforum parrocchiale, a posteriori a vederla corazzata Potemkin per vedere come era stata adoperata questa scalinata, ed è una cosa stupenda, perché quando io l'avevo vista mi aveva ricordato i ghats indiani, cioè queste scalinate che vanno verso il Gange. Io ero già stato in India, ero già stato a Benares e me l'aveva proprio richiamata. Questo vuol dire che è una città estremamente acquatica, ecco, riporta l'idea dell'acqua in una maniera straordinaria ed è una cosa bellissima, affascinantissima, quindi il mio piccolo omaggio sarà questo disegno in tutto questo bordello di situazione, ripensare a questa città. E poi magari con Aritana, che mi troverà un buco per mettercela bene, però questo.